Bentornati telespettatori a questa nuova rubrica Lavoro. Siamo in compagnia di Federica e Ingrid dell'agenzia MAV, un'agenzia che cerca figure lavorative nei vari settori. Oggi parliamo del settore del mobile. Ecco, abbiamo Federica che è dell'agenzia di San Donà di Piave e Ingrid che è l'agenzia di Sacile. Iniziamo subito con la Ingrid, lei è di Sacile, per cui il settore del mobile. Certo. Ecco, quali sono le figure che in quel settore, che ha avuto un momento anche di difficoltà in questi anni, oggi però mi sembra che stia ripartendo. Certo. E in questa ripartenza quali sono le figure professionali che questi mobilieri cercano per ripartire un po' con la certo. produzione? Allora, il settore del legno nell'area del Pordenonese è uno dei settori appunto trainanti ed ha registrato una notevole ripresa produttiva negli ultimi anni. Le aziende si affidano a MAV per la ricerca di personale qualificato. Per quanto riguarda il livello impiegatizio, diciamo che le figure principalmente richieste sono per l'ufficio tecnico, quindi per la progettazione, oppure per l'area commerciale, per la parte del back office commerciale estero, principalmente con la lingua inglese, francese o tedesco. E altre figure molto importanti a livello operaio invece sono operai specializzati con competenze tecniche specifiche, quali ad esempio gli operatori delle macchine a controllo numerico, pantografisti, squadrabordisti, verniciatori oppure addetti ai fuori misura. Un'altra figura molto importante sono i ragazzi usciti dagli istituti tecnici con qualifica professionale, in quanto comunque molte aziende puntano alla formazione di giovani per dare loro la possibilità di una crescita professionale e affermarsi nel mondo del lavoro. Ecco, in questo settore del mobile, che di solito anche oltre a queste figure professionali che abbiamo sì. capito che evidentemente le aziende hanno bisogno, perché con la crisi le hanno perse, e poi ricostruirle o cercarle diventa più difficile. Certo. Ma proprio perché il settore del mobile raccoglieva anche tutta quella manodopera, diciamo, non strettamente specializzata nel settore del legno, ma che era diciamo quella che serviva poi per la produzione. Sì. Ecco. Queste figure vengono ancora ricercate, oppure dentro i mobilifici oggi questa figura così non specializzata, ma generica, ecco, usiamo il termine sì. generico, hanno bisogno. Sì, ci sono appunto figure specializzate e anche figure più generiche. Le figure più generiche vengono ricercate soprattutto quando ci sono, diciamo, dei periodi di picchi di lavoro, in quanto le aziende hanno comunque sempre bisogno di persone generiche per il carico e scarico dei macchinari, che appunto vengono affiancati agli operai specializzati che poi conducono la macchina. Ecco, diciamo che è un settore che sta ripartendo, è un po' un settore che un po' tutti, diciamo, le figure, sia quelle specializzate sì. che quelle generiche, potrebbero trovare. Certo. Per cui un invito comunque a venire a Sacile. Certamente. Sì, magari ci puoi spiegare dove si trova sì. un po' la... Noi siamo a Sacile, sulla Ponte Bana, in via Cristoforo Colombo 2. Abbiamo aperto la nostra sede da maggio, quindi ci potete trovare ecco. a Sacile. Adesso parliamo con Federica. Sì. Lei viene dal lato opposto, viene dall'agenzia di San Donà di Piave. Esatto. Ecco, diciamo, quali sono le difficoltà di reperire queste figure? Quali sono le difficoltà poi che trovate effettivamente? Perché le figure, di queste figure si hanno bisogno, però bisogna anche trovarle. Esatto. Ecco, quali sono le vostre difficoltà o le difficoltà in generale per trovare queste figure? Allora, per quanto riguarda gli operai specializzati, che sono appunto le risorse che vanno per la maggiore, dato che tutte le aziende stanno puntando all'automatizzazione, quindi all'uso di macchine a controllo numerico, la difficoltà sta proprio in questo, quindi nel trovare, nel ricercare delle persone che abbiano delle competenze a livello di programmazione e di utilizzo di macchine a controllo numerico. Questo per quanto riguarda le caratteristiche tecnico-professionali. Poi le difficoltà le riscontriamo anche nel ricercare dei candidati che siano in possesso di determinate soft skills, ad esempio la determinazione, la flessibilità, la disponibilità a lavorare anche su turni. Tutte le aziende, quasi tutte le aziende del settore del legno lavorano su 3 turni a ciclo continuo, soprattutto i profili più junior fanno difficoltà a dare questa disponibilità e soprattutto a capire che è necessario un periodo di formazione iniziale che permette loro di acquisire quindi determinate competenze e di sviluppare anche una determinata professionalità.
Ecco, nel Sandoratese, diciamo, aziende di questo settore del mobile, a differenza della sua collega di Sacile, che lì siamo nel regno un po' dei mobilieri, nel Sandoratese, che è molto più vicino alle spiagge, per cui evidentemente le figure più ricercate forse sono verso... legate al turismo. Nel turismo, eccetera. Ecco, il settore del legno però cosa offre in questo, diciamo, in questo territorio che voi comunque gestite come agenzia? Comunque, non proprio nel Sandoratese, ma comunque in zone limitrofe, ci sono delle aziende del legno, aziende anche abbastanza strutturate, poi ovviamente da Oderzo in su ce ne sono di più, ovviamente. Noi comunque lavoriamo con delle aziende del settore legno e anche queste ci ricercano sempre sia operai specializzati, ma anche soprattutto l'operaio generico, proprio perché comunque è la macchina a fare il suo lavoro e quindi gli operai generici sono sempre valutati positivamente. Ecco, ci puoi dire dove vi trovate come agenzia? Noi siamo appunto a Sandona di Piave, siamo in via dei 13 Martiri 133, di fronte ad una scuola, comunque un istituto professionale. Ecco, Ingrid, voi avete siete confinanti praticamente con il Veneto? Sì. Perché voi siete nella regione Friuli Venezia, certo, Giulia. I rapporti tra diciamo queste due regioni rispetto alla ricerca del lavoro, c'è uno spostamento di persone oppure ci sono difficoltà poi sotto per il fatto che uno si trovi nel Veneto e uno, certo, nel Friuli? Siete a un passo, sì, praticamente. Certo, siamo confinanti e anche appunto noi abbiamo anche delle filiali in Veneto e comunque tra filiali collaboriamo. Nella nostra filiale vengono appunto a portarci il curriculum anche molti lavoratori che risiedono nel Veneto e molte volte le nostre offerte, appunto essendo limitrofe nella zona del Sacilese, poi appunto non possono rispecchiare appunto le caratteristiche e le esigenze del lavoratore. Allora, con la collaborazione che abbiamo tra filiali, giriamo magari i nostri profili alla nostra filiale più vicina, che magari ha delle ricerche che sono più vicine, diciamo, alle esigenze del candidato. Quindi abbiamo una collaborazione anche tra noi filiali. Ecco, per dirlo a Federica, questo ci fa capire che non perché siete a Sandonà oppure a Sacile o in altre parti, ma chiunque può venire in qualunque agenzia vostra, assolutamente, a porvi il vostro problema e voi poi in qualche modo siete collegate e per cui ecco, intanto vi ringrazio, speriamo grazie di aver fatto qualcosa di buono, qualcosa di utile. Sappiamo che a casa chi ci ascolta ci sono persone che hanno bisogno e anche qualche volta disperate, voi sicuramente ne conoscete ciao, abbastanza ciao. Ecco, vi ringrazio, grazie, e continueremo questa, diciamo, questa tournée di rubriche sul lavoro con altre vostre colleghe parlando di altri settori. Tanto grazie, grazie e magari ci rivedremo per altre occasioni. Grazie. Arrivederci.